A quel punto, dove Giobbe tutto sommato finisce con le parole con le quali aveva cominciato il suo sfogo, capitolo 3, maledetto il giorno che sono nato, sarebbe meglio se non fossi mai nato, se fossi morto subito, eccetera, entra il secondo. Secondo amico, il quale appunto per prima cosa fa? Vuol mettere i puntini sulle i a quello che ha detto Giobbe. E notate, cos'è che non sanno questi amici? O perlomeno l'autore gli mette in bocca parole tali che ci fanno capire cos'è che non sa, che quando uno è molto amareggiato o molto arrabbiato, non bisogna stare lì a ascoltare tutte le parole che dice, perché disperano tante robe che... Anche se l'impressione che dà è che le dice perché è convinto, perché le pensa, perché... però la realtà è un'altra, perché sfoga. E quando uno sfoga, è fuori dalle bestialità delle volte, è vero o no? Ma se tu vuoi mettere i puntini sulle i a tutto, rischi davvero di perderti. E soprattutto ogni puntualizzazione diventa una nuova guerra, una nuova bega. Lui dice che la sa sfogare, fa sito, la sa che si calma le acque, e poi dopo, semmai, dai, riprendere, ma a voce ferme, niente che le sia ribalto da su le... Solo che è più facile dirlo che farlo al momento giusto, né? È vero o no? Penso che sia successo una volta o l'altra un po' a tutti di trovarsi in situazioni di questo genere. Infatti il problema è, versetto 3 del capitolo 8, pensi che Dio l'Onnipotente sbagli nel giudicare e commette ingiustizie? Il Dio giusto può commettere ingiustizie? È assurdo! Però diciamo una cosa, qui siamo davanti a Giobbe che può dirlo ardemè, può dire... Sapendo con la sua consapevolezza di non aver commesso peccati particolari, colpe particolari davanti a Dio. Però sappiamo benissimo tutti che nella vita ci sono tante ingiustizie, perché uno è sempre ammalato e l'altro è sempre sano, perché uno nasce con 100 numeri e l'altro con 5 e l'altro con giù. La vita per se stessa, piace o no, non corrisponde a questa giustizia distributiva come l'abbiamo in testa noi. Il punto di partenza non è uguale per tutti. Tutti esseri umani alla pari, ok, ma in questo essere umani alla pari, poi le possibilità concrete cambiano da uno all'altro. Perché se uno ha una vita più bella, più completa, più bene, è l'altro a E gli viene spontaneo perché me è mio te, no? Notate, noi abbiamo quella, diciamo, valvola di sfogo, che non è una valvola di sfogo, è una prospettiva ulteriore. Perché se prendiamo Dio stesso, fatto uomo, tutto sommato, che chance ha avuto sul piano umano? Che non è ancora arrivato a metà della vita, quella che Dante dice sui 36 cani, nel mezzo del cammino, Gesù non era ancora arrivato lì e è stato attaccato via. E che colpe aveva commesso? Nessuna. E allora cosa ha trovato? Che giustizia c'era lì dentro? È vero o no? Certo, noi sapendo che la morte non è quell'abisso, quell'orco che ti ingoia nel buio, ma è una porta che ti apre su un altro stadio di vita, però sappiamo che c'è un'altra prospettiva che entra dentro. Ma per loro che avevano solo questa vita, è dura, eh? È vero o no? Quindi è proprio questa constatazione ripetuta tante volte, ma anche semplicemente, non so, c'è un uomo onesto, una cosa che nella Bibbia, all'epoca dei profeti, ha fatto riflettere molto alcuni profeti tipo Geremia, tipo... Mi scappano i... Vedatron, quello che tu potrai mettere di Giuda... No, non è Isaia, no, neanche... Dai, fammi vedere, non c'è il saltafiora, dai, facciamo una piccola... Elia, Geremia, No. Senza detti, filosofonia, No. ma non è quello. Ezechiele. No, quello viene dopo. Ageo. No, viene dopo. Prima, prima, prima. Non c'era mai. È uno dei 12 minori. Non è Amos. No, Giosuè non è un profeta. Osea neanche. No, ma delle oltre, guarda che l'amnesia che è la vecchiaia.
aspetta, è solo... No, tra l'altro è quel profeta che doveva essere un genio, perché riesce in una frase a concentrare tre profeti, il messaggio di tre profeti. No, no, prima. No, dopo Eliseo, dai. Vediamo se trovo... Michea. Alla faccia. Nel capitolo 6 Michea ha una frase, è bellissima, in cui concentra: ti è stato insegnato, uomo, ciò che è giusto, ciò che Dio chiede da te. E lì, con tre indicazioni di due o tre parole ciascuna, sintetizza tre profeti. Giustizia, pietà, quindi amore per il prossimo, umiltà davanti a Dio. Tutto Amos, tutto Osea, tutto Isaia. Nocciolo, no? Il messaggio centrale dei tre. In una frasettina. Doveva essere davvero un tipetto che sapeva usare la testa. Pietà. Cercare la giustizia, amare la pietà, pietà nel senso di attenzione al prossimo, e camminare con umiltà davanti a Dio. Camminare con? Con umiltà davanti a Dio. Giustizia, pietà e amore del prossimo. No, la pietà e l'amore del prossimo. Metti tra parentesi l'amore del prossimo per sapere cos'è la pietà. E poi invece camminare con umiltà davanti a Dio. Ecco, anche lui mette al primo posto essere giusti. Giusti perché? Perché Dio è giusto. Quindi la domanda di Bildad: può Dio commettere ingiustizie? No, la risposta è no. Però nonostante, però la vita non sempre è giusta. Non sempre dà a tutti le stesse opportunità. Anzi, quasi mai. E questo da sempre un altro dei motivi che metteva in discussione la famosa dottrina della retribuzione. Perché ci sono persone oneste. C'è stato un re, uno dei peggiori, che è campato fino a 90 anni, è morto nel suo letto tranquillo e beato. Suo nipote è stato uno dei migliori, re di Giuda, che muore ammazzato in battaglia, in una battaglia che non voleva neanche, a meno di 40 anni. Allora ecco il profeta che si chiede: ma com'era che la faccenda? Da che parte sta Dio? Protegge davvero i giusti? Aiuta i giusti davvero? Oppure protegge di più i delinquenti, i disgraziati, i disonesti? E per mandare in crisi un profeta? E qui siamo parecchi secoli prima di Giobbe. L'abbiamo visto a suo tempo l'anno scorso, l'altro anno, non mi ricordo più esattamente, ma comunque l'abbiamo visto. E conclude così il suo discorso Bildad, versetto 20 del capitolo 8. Dio respinge i malvagi, ma accoglie chi gli è fedele. Ti darà di nuovo felicità e tu griderai di gioia. Cos'è che non dice? Se riconoscerai di essere peccatore. Non lo dice qui perché l'ha già detto prima. E aggiunge per dire come quando si vuole fare un discorso completo, ma a livello teorico, mettere la realtà che hai davanti è un'altra. Egli svergognerà quelli che ti odiano, i malvagi che non avranno più scampo. Chi odia? Il problema non è che qualcuno odia Giobbe, non è che i malvagi lo hanno trattato male, è Dio che nella loro mentalità gli ha cacciato addosso. La Bibbia dice che è Satan che gli ha cacciato addosso, ma Dio ha permesso comunque, è vero o no? Quindi il suo problema non è gli uomini malvagi, è Dio che non è affidabile. Comincia a apparirgli non affidabile. Chiaro?